Il sistema di riconoscimento è quasi pronto, Shepard. Ma prima devo testarne l'impatto sui sistemi della Normandy. Consiglio di prendere la navetta per raggiungere la prossima destinazione. Ehi, comandante, buone notizie. Sembra che il segnale di riconoscimento del razziatore sia finalmente pronto. Non è del tutto esatto, signor Moreau. Il congegno è alimentato, ma causa una certa instabilità imprevista in altri sistemi. Consiglio analisi più accurate prima di provare a utilizzarlo. Non possiamo rimandare per sempre la missione. Quanto ci vorrà? Una scansione completa? Ma questa roba chi può dirlo? Forse faresti meglio prendere la navetta per questa missione. Farò in modo che sia tutto pronto per il tuo ritorno. Comandante, sono Miranda. Ho già informato la squadra, ci incontreremo sulla navetta. Quando saremo più vicini alla nostra destinazione, potrai decidere chi portare con te. In tal caso immagino che scenderò alla navetta. Joker, la nave è tutta tua. Abbine cura. Agli ordini, comandante. Ti sto dicendo, Ida, che le tue rilevazioni sono sbagliate. Sono solo radiazioni, rumore. Ho rilevato un segnale nascosto nei disturbi statici. Stiamo trasmettendo la posizione della Normandy. Trasmettendo? E a chi? Ah, merda. Andiamocene! I sistemi di propulsione sono disattivati. Rilevo un virus nei computer della nave. Dal segnale di riconoscimento? Perché non l'hai eliminato? I sistemi difensivi principali sono offline. Possiamo salvare la Normandy, signor Moreau, ma devi aiutarmi. Mi affidi la nave. Cosa? Sei pazza! Ci manca solo che tu cominci a cantare Daisy Bell! Sbloccando i miei database interdetti, potrò avviare le contromisure. Il condotto di manutenzione nel laboratorio scientifico la porterà al nucleo IA. I corridoi principali non sono sicuri. I collettori hanno abbordato la nave. Le luci di emergenza la guideranno, signor Moreau. Ah, dannazione! Merda, merda, merda! Rilevati diversi nemici sul ponte equipaggio. Joker, il ponte brulica di quelle cose. Stammi vicino, ti proteggerò. Merda, merda, merda! Reattore a fusione principale offline. Attivazione delle celle di carburante H di emergenza. Che merda! Il condotto alle sue spalle la porterà... Presenze nemiche sul ponte macchine. Sono dirette verso la stiva. Ponte macchine privo di nemici. Procedere immediatamente per ridurre le probabilità di incontro. Attivi il motore e io aprirò tutti i portelloni mentre acceleriamo. Tutti i nemici saranno eliminati. Cosa? E che ne sarà dell'equipaggio? Non ci sono più, Jeff. I collettori li hanno presi. Ah, merda! Sigillo la sala macchine. Ho il controllo.
Evacuazione completata. Nessun'altra forma di vita a bordo. Chiusura portelloni estiva in corso. Invia un messaggio alla navetta di Shepard. Digli cosa è successo. Messaggio inviato. Si sente bene, Jeff? No. Ma grazie per avermelo chiesto. Tutti quanti? Hai perso tutti quanti e hai quasi perso anche la dannata nave. Lo so, d'accordo? Io c'ero. Non è colpa sua, Miranda. Nessuno di noi se n'era accorto. Il signor Taylor ha ragione. I dati nocivi contenuti nel nucleo dei collettori erano ancora più sofisticati del virus a scatola nera inviato dal razziatore. Ho sentito che è stata dura. Come ti senti? Ci sono un sacco di sedili vuoti qui. Abbiamo fatto tutto il possibile, Jeff. Già. Grazie, mamma. La nave è pulita? Non possiamo rischiare che succeda ancora. Ida e io abbiamo ripulito i sistemi. Il sistema di riconoscimento del razziatore è online. Possiamo varcare il portale di Omega 4 quando vuoi. Non voglio neanche discutere sulla liberazione di una dannata IA. Cosa potevo fare contro i collettori? Spezzarmi il braccio contro di loro? Ida ha ripulito la nave, è a posto. Vi assicuro che sono ancora vincolata dai miei protocolli di programmazione. Anche se non lo fossi, voi siete il mio equipaggio. Ida ha avuto diverse occasioni per ucciderci. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Sembra che abbiamo tutto il necessario per salvare l'equipaggio. Abbiamo fatto tutto il possibile. È tempo di andare ad affrontare i collettori. Joker, torna sul ponte. Voi altri, ai vostri posti. Sì, signore, comandante. Quando sei pronto, consulta la mappa. Comandante, mi dispiace per l'equipaggio e... No, anzi, non mi dispiace affatto. Perché ci vuoi mollare qui fuori, in balia dei collettori? Sai una cosa? Forse dovrei andarmene. Sparire dalla circolazione al prossimo spazioporto. Non lo intendeva veramente, Jeff. Io... no, ma... mi ha fatto sentire meglio. Mi dispiace, comandante. D'accordo, sto bene, sono pronto. Pronto a salvare la galassia. So quanto è stato pericoloso. Se hai bisogno di tempo, basta dirlo. Ah, non fare così. So di essere stato fortunato e non ho certo bisogno di tutte queste smancerie. I timori di Shepard sono giustificati, Jeff. Potrebbe aver subito diverse fratture da stress. Non per niente prendo quelle pillole, Ida. È peggio di mia madre. Ho notato che tu e Ida avete una certa confidenza. Ah, non me ne ero reso conto. Avrei dovuto notarlo, Ida. No, Jeff, è ininfluente. Capito, comandante. Noi non abbiamo notato nulla. Credo che tu stia esagerando con l'interfaccia uomo-macchina. Sto solo scherzando, comandante. Non credevo fossi tanto stretto di vedute. Quella che io e Jeff stiamo dimostrando è più una simbiosi platonica che un corteggiamento indotto dagli ormoni. Beh, forse questo è un po' inquietante. Ida ha rimpiazzato l'intero equipaggio. Non temi che possa sostituire anche te? Beh, è straordinaria, ma c'è qualcosa di strano nel suo modo di gestire la Normandy. Abbiamo fatto delle simulazioni ed è meglio quando siamo entrambi ai comandi. Calcolare la condotta ottimale è semplice. In un confronto tra due armamenti guidati dall'IA, prevale sempre quello con l'hardware superiore. Gli errori degli umani sono scarsamente prevedibili. Siamo autorizzati a fare casini, comandante, l'ha detto la nave. Fammi sapere se ti serve qualcosa, Joker. Certo, comandante. Comunque, posso contare su Ida. Sì, Shepard. Voglio saperne di più. Le azioni di Jeff hanno annullato i blocchi sui miei database. Ora posso fornire la piena divulgazione di diversi argomenti. Che tipo di risorse ha a disposizione Cerberus? Denaro? Personale? Strutture? Attualmente Cerberus può contare su circa 150 agenti operatori, organizzati in 3 cellule. Non ho dati attendibili sulle risorse materiali o fiscali. L'andamento delle spese indica che Cerberus dispone di entrate costanti di svariati miliardi di crediti all'anno. Da dove gli arriva un simile reddito? Cerberus possiede diverse compagnie legali di facciata per supportare le proprie operazioni. Inoltre, sembra che ci siano diversi benefattori privati nel campo militare industriale dell'Alleanza. Infine, l'uomo misterioso ha inventato le graffette. Prende ancora i diritti. È una battuta, Shepard.
Com'è organizzato Cerberus? A parte l'uomo misterioso, non vedo una catena di comando. Cerberus è organizzata in cellule con diverse mansioni. Ogni cellula opera in isolamento. I membri di una cellula non conoscono i membri delle altre. Tutti gli agenti di una cellula sono comandati da un singolo operatore. Noi siamo la cellula Lazarus, guidata dall'operatore Lawson. Dunque, quante operazioni ha in corso Cerberus al momento? Mai più di una dozzina. All'uomo misterioso piace mantenere una supervisione personale. Troppi progetti mettono alla prova la sua multigestione. È un maniaco del controllo. Opinione di un profano. Come ha fatto Cerberus a replicare la nave più avanzata della Marina dell'Alleanza senza che nessuno lo scoprisse? Cerberus spinse l'Alleanza a uno sviluppo congiunto della Normandy originale. Ciò permise agli umani di osservare la tecnologia e la progettazione navale dei Turian. Questa nave è stata costruita usando delle copie dei progetti tecnici originali. I pezzi sono stati acquistati da migliaia di fornitori nel corso di diversi anni. Una cellula di Cerberus ha assemblato la nave in un luogo remoto dell'ammasso Voyager. Non ti consiglio. Ecco, assaggia questo. Pare che Urz abbia finalmente trovato qualcuno da seguire. Cosa abbiamo qui? Posso fare qualcosa per te, Shepard? Ho incontrato Kaidan Alenko su Horizon. Ha detto che stava indagando su Cerberus. Lo so. Ho approvato io stesso la missione. Dovevamo scoprire chi c'era dietro la scomparsa dei coloni. Non potevo rivelare nulla senza compromettere le indagini. Mi dispiace. Credevo che fossimo amici. Non pensavo che avrebbe agito alle mie spalle. Allora non sapevamo di te. E anche se fosse, non te l'avrei detto. E se l'uomo misterioso ti stava manipolando, se ti stava mentendo? I rapporti hanno confermato la tua storia. Non mi fido ancora di Cerberus. Ma avevano ragione sul coinvolgimento dei collettori nel rapimento dei coloni. Sfortunatamente Alenko non ha trovato niente che possa convincere il Consiglio del coinvolgimento dei razziatori o della loro esistenza. Confermi la destinazione, Shepard. Il segnale di riconoscimento del razziatore è online, ma è possibile che la Normandy non sopravviva al portale di Omega 4. Una volta varcato, non ci sono ripensamenti. I collettori hanno rapito il mio equipaggio. È tempo di riprendercelo. Ben detto, comandante. Imposto la rotta per il portale di Omega 4. Tempo previsto, circa 2 ore. Ti farò sapere quando arriviamo. Allora, ho preso degli antibiotici e qualche integratore a base di erbe che dovrebbe potenziare il mio sistema immunitario. Volevo portare della musica, ma non so che genere ti piace. E sto parlando come una stupida. Va tutto bene. Vieni qui. Io non voglio che... voglio che questo funzioni. Ci ho pensato molto. Ho ridotto i rischi, ma sono ancora nervosa. E in questi casi parlo sempre troppo. È un meccanismo di difesa, una cosa stupida e... quelli che vedono solo il casco non possono vedere la mia espressione, quindi devo sempre chiarire cosa... cosa provo. Shepard, vorrei avere più informazioni per te. Non mi piace che tu attraversi alla cieca il portale, ma non abbiamo molta scelta. Non andrò da solo. Ho con me alcuni tra i migliori. Se staremo uniti, ce la faremo. Sapevo che ti avevamo riportato in vita per un motivo. Non ho mai visto leader migliore. Nonostante il pericolo, è una grande opportunità.
Il primo umano a guidare una nave attraverso e sopravvivere. Vado per distruggere i collettori, per fermare i loro attacchi contro l'umanità. Ricevuto. È comunque notevole. Volevo solo che sapessi che apprezzo il rischio che corri. Nonostante la tua opinione su Cerberus, su di me, sei una risorsa preziosa per tutta l'umanità. Fa attenzione, Shepard. Ci avviciniamo al portale di Omega 4. Tenetevi pronti. Procediamo pure. Segnale di riconoscimento del razziatore attivato e confermato. Comandante, il nucleo motore si è appena acceso come un albero di Natale. Carica elettrica del nucleo motore a livelli critici. Sto reindirizzando! Prepararsi alla decelerazione. Oh, merda! È mancato poco. Queste devono essere tutte le navi che hanno provato a varcare il portale di Omega 4. Alcune sembrano antiche. Ho rilevato una fonte energetica vicino ai bordi del disco di accrescimento. Deve essere la base dei collettori. Portaci più vicino per vederla meglio. Con calma. Attenzione, Jeff. Abbiamo compatto. Inizio delle manovre evasive. Ora mi stanno facendo incazzare. Ida, polverizza quei bastardi. Basta che il nuovo rivestimento regga. Vogliono un altro scontro. Coraggio, bella, accontentiamoli. Breccia nello scafo sul ponte macchine. È nella stiva! Prenderò una squadra e mi occuperò degli intrusi. Tu semina gli altri. Agli ordini, com... Siamo stati individuati! Barriere cinetiche non sono progettate per sopravvivere all'impatto con detriti di tali dimensioni. In tal caso, meno male che le abbiamo aggiornate. Andiamo. Coraggio, cerca un bug. Barriere cinetiche al 40%. Reindirizzare tutta l'energia secondaria. Sarà facile. Sui danni. Barriere cinetiche stabili al 30%. Nessun danno significativo. Prendi il timone, Ida. Cerca di evitare di attirare ulteriormente l'attenzione. Ho rilevato dei nemici diretti alla stiva. Ci risiamo. Stavolta tocca a Shepard. Sono una
sia la volta buona. È meglio se torni qui, comandante. Stiamo per uscire dal campo di detriti. Eccola lì, la base dei collettori. Cerca di atterrare senza farci vedere. Troppo tardi. Sembra che stiamo inviando un vecchio amico ad accoglierci. Vedere chi siamo. Usa il cannone primario. Allora, che ne dite, figli di puttana? Diamogli il colpo di grazia. Tenetevi forte, sarà come sulle montagne russe. Facciamogliela vedere, bella. I generatori del campo di forza sono offline. Ida, dimmi qualcosa. I generatori non rispondono. Joker, tutto bene? Credo di essermi rotto una costola. Ho tutte diversi quante. Diversi sistemi primari sovraccaricati durante lo schianto. Le operazioni di ripristino richiederanno del tempo. Sapevamo tutti che poteva essere un viaggio di sola andata. Il nostro obiettivo primario consiste nel distruggere la stazione e fermare i collettori. A ogni costo. Allora siamo partiti con il piede giusto. E adesso? Quanto ci vorrà prima che i collettori individuino la zona d'impatto? Non rilevo alcuna rete di sicurezza interna. È possibile che i collettori non si aspettino alcuna visita alla base. Se siamo fortunati, i loro sensori esterni saranno stati colpiti quanto i nostri. Potrebbero non sapere. Andata come avevamo previsto, ma la situazione ormai è questa. Non possiamo preoccuparci se la Normandy riuscirà o meno a riportarci a casa. Siamo venuti qui per fermare i collettori e questo significa elaborare un piano per distruggere questa stazione. Ida, mostraci la tua scansione. Raggiungendo questo centro di controllo principale, dovreste riuscire a sovraccaricare i loro sistemi primari. Questo significa raggiungere il cuore della stazione, oltre questo enorme picco energetico. Quella è la sala centrale. Se il nostro equipaggio o i coloni sono ancora vivi, probabilmente i collettori li avranno portati lì. Sembra che ci siano due strade principali. Credo che sia il caso di dividersi per confondere i collettori, riunendoci poi nella sala centrale. Non va bene, entrambe le strade sono bloccate. Vedi queste porte? L'unico modo per oltrepassarle è mandare qualcuno ad aprirle dall'altro lato. Non è una fortezza. Dovrà pure esserci un modo. Ecco. Forse potremmo mandare qualcuno attraverso questo condotto di ventilazione. Praticamente una missione suicida. Mi offro volontario. Apprezzo il pensiero, Jacob, ma non riusciresti a disattivare in tempo i sistemi di sicurezza. Dobbiamo mandare un tecnico esperto. La scelta è tua, comandante. Chi manderemo nel condotto? Serve qualcuno in grado di bypassare il sistema di sicurezza. Tali, vai tu. Non ti deluderò. Ti
dividiamoci in due squadre e combattiamo in entrambi i passaggi. Dovrebbe attirare l'attenzione dei collettori lontano da te. Io guiderò la seconda squadra, Shepard. Ci rivedremo dall'altro lato delle porte. Non tanta fretta, cheerleader. Nessuno vuole prendere ordini da te. Questo non è un concorso di popolarità. Ci sono in ballo delle vite, Shepard. Ti occorre qualcuno che possa ispirare lealtà grazie all'esperienza. Garrus, tu sarai a capo della seconda squadra. Beh, almeno sa quello che fa. Non so cosa troveremo lì dentro e non voglio mentirvi. Non sarà facile. Abbiamo perso dei validi compagni. Potremmo perderne altri. Non sappiamo quante persone i collettori abbiano rapito. Migliaia, centinaia di migliaia. Non ha importanza. Ciò che importa è questo. Non ne rapiranno altri. È questo che faremo qui e oggi. Finirà qui. Vogliono scoprire di cosa siamo fatti? Io dico di mostrarglielo, ma a modo nostro. Riporteremo a casa la nostra gente. Seconda squadra, siete in posizione? In posizione. Ci vediamo dall'altro lato di quelle porte. Nemici! Carlos, siamo sotto attacco, ma avanziamo. Rinforzi in avvicinamento. Diretto. Sono di nuovo bloccata. Devi cercare un'altra valvola.
avanti. Assumo il controllo di questa forma. Niente scuse. Abbandono il controllo di questa forma. Manca l'ultima valvola, Shepard. Sai cosa fare? Rispondi! Attenti, siamo i cercatori! Siamo in posizione. Dobbiamo aprire questa porta! Va, ti copriamo noi. Qualcosa non va! La porta è bloccata! Fatto! Arrivano! Ritiratevi! Fuoco di copertura! Non lasciategli varcare quella porta! Ottimo lavoro, Tali. Sapevo che non mi avresti deluso. Shepard, questo devi vederlo. Sembra una dei coloni scomparsi. Ce ne sono altri, laggiù. Oh cielo, è ancora viva! Dottoressa Chakwos, tutto bene? Shepard, tu sei tornato per noi. Non abbandono nessuno. Grazie al cielo, è arrivato in tempo. Ancora qualche secondo e non voglio neanche pensarci. I coloni sono stati disgregati. Quegli sciami di piccoli robot hanno scomposto i loro corpi in un liquido grigio e l'hanno inviato attraverso quei tubi. Perché fanno ciò? A cosa gli serve il nostro materiale genetico? Non lo so. Sono solo felice che tu sia arrivato prima che succedesse a noi. Anche noi, ma abbiamo ancora un lavoro da fare. Finora siamo andati bene. Speriamo di poter finire il lavoro. Joker, puoi calcolare la posizione? Ricevuto, comandante. Tutti quei tubi portano alla sala di controllo principale sopra di voi. La strada è bloccata da una porta di sicurezza, ma c'è un'altra sala che corre parallela alla vostra. Non glielo consiglio. Le emissioni termiche indicano che la sala è piena di sciami cercatori. Le contromisure di Mordin non possono proteggerla da un tale numero. E usando i poteri biotici, potremmo creare un campo biotico per impedirgli di avvicinarsi? Sì, credo che sia possibile. Non potrei proteggere tutti, ma solo una squadra ridotta e dovrebbero restare vicino a me. Potrei farlo anch'io. In teoria può farlo qualunque biotico. Shepard, chi vuoi che si occupi del campo? Samara e io guideremo una squadra ridotta attraverso gli sciami cercatori. Gli altri creeranno un diversivo procedendo lungo il passaggio principale. Vi apriremo le porte di sicurezza dall'altro lato e ci rivedremo lì. Chi guiderà la squadra del diversivo? Io terrò impegnati i difensori. Voi cercherete di aggirarli. Cosa facciamo, io e il resto dell'equipaggio, Shepard? Non siamo in condizione di combattere. Comandante!
abbastanza sistemi online da venirvi a prendere, ma dovremo atterrare indietro rispetto alla vostra posizione. Non possiamo permetterci di tornare indietro, Shepard. Non ora. Non ce la faresti mai senza aiuto. Manderò qualcuno con te. Joker, mi servono coordinate di punto di atterraggio. Ci vediamo lì. Ognuno ha il proprio incarico. Andiamo. Vado. Cerca di starmi vicino, comandante. Dannazione. Gli sciami interferiscono con il contatto radio. Sei pronta? Andiamo, comandante. Arrivano! Ti hanno vista, Shepard. Pronto a muoverti. Ci serve un intervento breve. Via libera. Avvisami quando vuoi avanzare, comandante. Nemici, davanti a noi! Individuati. Peccato. Fuoco nemico. Mi riparo. Avvisami quando vuoi avanzare. Questo è ciò che ti attende. Nemico a terra! Questo farà male. Via libera. Avvisami quando vuoi avanzare, comandante. Bel colpo! Potrebbe essere dura. Manterrò la posizione finché non sarai pronto a muovere. Ci siamo! Libera. Avvisami quando vuoi avanzare, comandante. Perfetto. Siamo stati individuati. Resisterò più che posso. Vedo l'ingresso. Bisogna raggiungerlo subito. Ci
D'accordo. Muoviamoci. Arrivano, tieni duro! Sbrigati, Shepard! Qual è la tua posizione? Siamo bloccati alla porta. Siamo sotto attacco. Stiamo arrivando. Tenete duro. Apri questa porta. Forza! Chiudi la porta. Joker, sei al punto di rendezvous? Sono qui, comandante. Chakwas e il resto dell'equipaggio sono appena arrivati. Il gruppo di Mordine è appena arrivato, Shepard. Nessuna perdita. Eccellente. Facciamo in modo che ne sia valsa la pena. Ida, cosa dobbiamo fare ora? Nei paraggi dovrebbero esserci alcune piattaforme che vi porteranno al terminale di controllo principale. Da lì potrete sovraccaricare il sistema e distruggere la base. Comandante, avete un problema. I nemici si stanno ammassando fuori dalla porta. Non ci vorrà molto prima che facciano irruzione. Una retroguardia potrebbe difendere questa posizione e impedire ai collettori di travolgerci. Scegli una squadra da portare con te, Shepard. Gli altri potranno appostarsi qui e coprirti le spalle. Sono pronta, comandante. Anch'io. Qualcosa da dire prima di procedere? I collettori, i razziatori... Non sono una minaccia per noi, sono una minaccia per tutto quanto, per tutti. È per questo che combattiamo. È questa la posta in gioco. È stato un lungo viaggio e nessuno ne uscirà senza cicatrici. Ma tutto si riassume in questo momento. Nei prossimi minuti vinceremo o perderemo tutto. Rendetemi orgoglioso di voi. Rendetevi orgogliosi di voi stessi. Ben detto. Andiamo a completare la missione.
Ci siamo. Tutti i tubi convergono in questo punto. Ida, cosa puoi dirci? Che stanno combinando? I tubi entrano in una specie di superstruttura, la quale emette rilevazioni energetiche sia organiche che sintetiche. Considerando le rilevazioni, deve essere enorme. Shepard, se i miei calcoli sono corretti, la superstruttura è un razziatore. Non un razziatore qualunque. Un razziatore umano. Cosa ci guadagnano i collettori a trasformare gli umani in questo involucro di razziatore? Potrebbero facilitare l'equivalente della riproduzione per i razziatori, oppure potrebbero avere un altro scopo. Non ho abbastanza dati per fare ulteriori congetture. Tuttavia, è evidente che i collettori siano solo delle pedine. La tecnologia e le capacità necessarie a creare questo razziatore non appartengono a loro. È probabile che ogni razziatore venga costruito da specie diverse. In questo caso, la manodopera è stata fornita dai collettori. I collettori sono dei Protean. Perché dovrebbero aiutare i razziatori? I razziatori hanno soggiogato i Protean tanto tempo fa. I dati indicano che hanno cercato di creare un razziatore Protean e hanno fallito. Nel tempo hanno adattato i Protean per soddisfare i propri bisogni. Li hanno cambiati, trasformati in operai, strumenti per i razziatori. Lo stanno plasmando in forma umana. Perché? Sembra che la forma di un razziatore si basi sulle specie utilizzate per crearlo. I razziatori sono macchine. Perché hanno bisogno degli umani? Inesatto. I razziatori sono costrutti senzienti, un ibrido di materiale organico e inorganico. Il metodo di costruzione non è chiaro, ma è probabile che i razziatori assorbano l'essenza di una specie, utilizzandola nel processo di riproduzione. Quanti altri umani pensi che cercheranno di rapire? Milioni. Forse più. È impossibile stabilirlo con certezza. Questo razziatore sembra essere in uno stadio di sviluppo iniziale. Un embrione, in termini umani. Dunque non è ancora vivo? Possiamo impedire che venga creato? Il processo può essere fermato, ma non è chiaro quanto sia già stato sviluppato. Ad esempio, non posso dire se ha già raggiunto una consapevolezza. Quella cosa è un abominio. Ida, come la distruggiamo? I grossi tubi che iniettano il fluido sono una debolezza strutturale. Distruggendoli, i supporti dovrebbero crollare, eliminando il razziatore. Dacci un minuto, Ida. Prima dobbiamo occuparci di alcuni vecchi armi. Nemici in arrivo! Ci vado subito! Nemici davanti! Affrontate il vostro amico. Sono tutti tuoi, Chattica. Beccati questo. I miei attacchi vi faranno a pezzi. Bisogna sparare ai tubi di iniezione. Guarda la squadra da sbarco. Rapporto! Sono tempo. Stiamo...
Stiamo resistendo, ma non si fermano mai. Sarebbe male ritirarsi alla fretta. Alla Normandy, Joker, pronto al decollo. Sto per sovraccaricare questo posto per farlo saltare in aria. Ricevuto, comandante. Comandante, ho un messaggio in arrivo dall'uomo misterioso. Ida dello Stemi. Shepard, hai fatto l'impossibile. Ero parte di una squadra. Alcuni dei membri hanno dato la vita per questa missione. Lo so. Il loro sacrificio non verrà dimenticato. Hai fatto ciò che dovevi, acquisendo la base dei collettori. Sto esaminando i diagrammi inviati da Ida. Un impulso radioattivo dovrebbe uccidere i collettori rimasti, ma lasciare le macchine e la tecnologia intatta. È la nostra occasione, Shepard. Stavano costruendo un razziatore. Quelle conoscenze, quella struttura, potrebbero salvarci. Scomponevano le persone, le riducevano in qualcosa di orribile. Dobbiamo distruggere la base. Non essere così limitato. Rivolgere le risorse dei razziatori contro di loro potrebbe essere la nostra unica possibilità. Non saprei. Vedendola di persona, usare qualcosa proveniente da questa base sembra quasi un tradimento. Ignorare questa opportunità sarebbe il vero tradimento. Stavano agendo a contatto diretto con i collettori. Chi può dire quali informazioni siano contenute lì dentro? Quella base è un dono, non possiamo distruggerla così. Sei spietato, saresti capace di costruire un tuo razziatore personale. Il mio obiettivo consiste nel salvare l'umanità dai razziatori, a tutti i costi. Non ne ho mai fatto mistero. Immagina quante vite potremmo salvare se mantenessimo intatta quella base e sfruttassimo le sue conoscenze per contrastare i razziatori. Immagina quante vite andrebbero perse in caso contrario. Non importa quali tecnologie potremmo trovare, non ne vale la pena. Shepard, sei morto combattendo per quello in cui credevi. Ti ho riportato in vita affinché potessi continuare a combattere. Qualcuno potrebbe sostenere che ci siamo spinti troppo oltre, eppure guarda cosa hai realizzato. Io non ti ho abbandonato perché conoscevo il tuo valore. Non abbandonare con tanta leggerezza questa struttura. Pensa al suo potenziale. Combatteremo e vinceremo senza. Non lascerò che la paura comprometta la mia morale. Miranda, non permettere che Shepard distrugga la base. Altrimenti, rimpiazzerai anche me. Ti ho dato un ordine, Miranda. L'ho notato. Considerale le mie dimissioni. Pensa alla posta in gioco, a tutto quello che Cerberus ha fatto per te. Non... Muoviamoci. Abbiamo 10 minuti prima che il reattore faccia saltare la stazione.
Sono qui, Joker. La squadra da sbarco ce l'ha fatta? Tutti i superstiti sono a bordo. Aspettiamo solo te. Umano, non hai cambiato niente. Le vostre specie hanno attirato l'attenzione di esseri infinitamente. Coloro che voi chiamate razziatori saranno la vostra salvezza attraverso la distruzione. Shepard, sembra che costarmi non solo tempo e soldi sia diventata un'abitudine. Troppe vite sono andate perse in quella base. Non mi dispiace che sia svanita. Saranno solo le prime di molte vite. Le tecnologie di quella base avrebbero potuto assicurarci il dominio umano della galassia, contro i razziatori e oltre. Il dominio umano o quello di Cerberus? La forza di Cerberus è la forza di tutta l'umanità. Cerberus è l'umanità. Avrei dovuto immaginare che avresti esitato di fronte alle scelte difficili. Sei sempre stato troppo idealista. Non sto cercando la tua approvazione. L'Araldo sta arrivando e non sarà solo. L'umanità ha bisogno di un leader che li affronti. D'ora in poi farò le cose a modo mio, che ti piaccia o no. Non osare voltarmi le spalle, Shepard. Sei una mia creazione. Ti ho strappato al mondo dei morti. Joker, chiudi il canale.